Le trivelle sono due piattaforme che sarebbero in navigazione verso il mare Adriatico. Ecco la fotografia che hanno pubblicato, che ha pubblicato questa mattina, che hanno pubblicato gli attivisti che si sono accorti appunto di questa navigazione, di questa trivella. E allora, pare che siano due queste piattaforme petrolifere che sono in viaggio, due giganteschi mostri del mare che produrranno nei prossimi mesi, proprio davanti ad Ancona, 8 nuovi pozzi e 15 chilometri di nuove tubazioni. La denuncia è stata fatta da Francesco Rubini, che è capogruppo di SEL Ancona Bene Comune, al Consiglio Comunale di Ancona, anche a nome della rete No Trivelle Marche e dal Forum dell'Acqua. E allora, Francesco Rubini è in collegamento con noi. Buonasera, Rubini. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto, conferma la notizia che queste due trivelle sono in navigazione verso il mare Adriatico. C'è questa conferma? Sì, guardi, i progetti erano già a conoscenza sia dei militanti, ma anche nostra, perché fanno comunque parte del decreto Sblocca Italia. Le foto e le ricerche allegate testimoniano che, insomma, quello che fino a ieri era, insomma, un progetto approvato dal governo, oggi sta diventando purtroppo realtà. Ecco, perché Rubini non vi battete perché non si continui a perforare il fondale dell'Adriatico, che tra l'altro è un mare chiuso, quindi con un ecosistema già di per sé complicato. Purtroppo quello che sta avvenendo è di una gravità inaudita perché il governo Renzi a fine estate 2014 in 448 senza alcun tipo di dibattito parlamentare ha approvato il decreto Sblocca Italia che sostanzialmente esautora gli enti locali di ogni potere rispetto a queste questioni e sostanzialmente acquisisce al governo centrale tutti i poteri per quanto riguarda le autorizzazioni alle estrazioni petrolifere. Quindi sostanzialmente il governo Renzi con questo decreto concede intere porzioni di territorio, in questo caso il mare Adriatico, alle grandi multinazionali petrolifere e sostanzialmente ci condanna ad un rischio perenne e ad un impatto ambientale non indifferente. Tra l'altro, leggendo il vostro comunicato stampa, o comunque il comunicato stampa degli attivisti, che tra l'altro è pubblicato anche sul nostro portale occhioalanotizia.it, ci sono tutti i dettagli ed è anche interessante da leggere. Si fa riferimento anche, ad esempio, ad un documento, si fa riferimento a due decreti. Poi in uno di questi si parla estesamente del rischio di abbassamento del suolo a causa delle estrazioni appunto dal sottosuolo. Poi qualcuno ha anche parlato del rischio della correlazione che ci sarebbe tra queste perforazioni e i terremoti. Ecco, quanto c'è di vero secondo lei in tutto questo? Guardi, chi si occupa di queste questioni da più anni, come per esempio gli abruzzesi che da molti anni sono impegnati per combattere l'intento di fare anche dell'Abruzzo, insomma, una location per i grandi gruppi petroliferi, hanno raccolto, studiato, analizzato e documentato dati, numeri anche rispetto ad altre situazioni simili nel giro per il mondo e entrambi i rischi sono plausibili, soprattutto quello anche relativo a un eventuale sciame sismico, sono rischi che esistono, sono fatti accaduti in giro per il mondo e ci viene dunque da chiederci se realmente questi rischi sono considerati e se soprattutto questi rischi vengono analizzati davvero quando si rilasciano le autorizzazioni ambientali firmate e controfirmate anche dalla Regione Marche. Abbiamo invece l'impressione che in realtà si favorisca solo ed esclusivamente il profitto economico delle grandi multinazionali del petrolio e non certo la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente. Senta Rubini, un'ultima domanda. Preparerete, si fa per dire, un comitato di accoglienza alla vostra maniera per queste due trivelle? Guardi, sicuramente dal punto di vista della mobilitazione collaboreremo anche noi come gruppo consiliare con la rete delle trivelle
dell'intero Marche. Quanto all'attività poi istituzionale, è nostro intento cercare di portare la questione sicuramente in Consiglio Comunale e di chiedere al sindaco, alla maggioranza e anche a tutti gli altri sindaci della nostra zona di combattere davvero contro questo sistema e di non chinare per l'ennesima volta la testa di fronte a una volontà che arriva dal governo centrale senza alcuna consultazione popolare, senza alcuna considerazione delle peculiarità della nostra costa.